se ci sono altre strade, proverò a percorrere per il bene. È amareggiato ma ancora combattivo Alessandro Cantarelli, attuale amministratore delegato della Cantarelli SPA, dopo aver appreso la decisione della sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo che ha respinto la richiesta di concordato. L'azienda dunque potrebbe andare verso l'amministrazione straordinaria. Il piano aziendale è stato ritenuto inammissibile ed è stata quindi fissata l'udienza per il 22 di ottobre per dichiarare lo stato di insolvenza. Inutile raccontare l'amarezza di Alessandro Cantarelli, attuale amministratore delegato, che ha comunicato personalmente questa decisione del Tribunale a tutti i lavoratori. Assolutamente sì, ho ritenuto opportuno, una volta ricevuta la comunicazione tramite PEC da parte del Tribunale, darne notizia ai miei dipendenti, i quali logicamente con le lacrime agli occhi, provati comunque da questa storia, e io direi amareggiati soprattutto da questo che è il risultato questa nostra richiesta di concordato presentata presso il Tribunale di Arezzo. Il primo pensiero è logico comunque dei dipendenti, visto che comunque alcuni mesi sono stati fermati dalla procedura, la domanda che è stata posta è quella sul mese di settembre, la retribuzione del mese di settembre. Ho risposto lì per lì, perché non avevo, diciamo, una risposta sicura da potergli dare, io ho detto cercherò di fare tutto quello che era nelle mie possibilità. Sono andato dagli avvocati, ho chiesto se potevo percorrere determinate strade, mi hanno detto di sì, per cui ho già dato mandato che la prossima settimana vengano erogati stipendi del mese di settembre, proprio come riconoscimento al grande attaccamento, al loro grande sforzo e alla loro bravura da sempre dimostrata ai più alti. Dalle mie maestranze. La cosa non è chiusa perché non è definita, perché in realtà quando nella precedente udienza comunque era stato fatta richiesta per l'insolvenza Cantarelli, oggi diciamo che avrebbero potuto tranquillamente dichiarare un fallimento piuttosto che un percorso di amministrazione straordinaria dell'azienda. Questo non è stato fatto, ci sarà questo ulteriore incontro il 22 di ottobre, se non sbaglio, non ho il documento sotto mano, però diciamo che da qui al 22 di ottobre in realtà si possono aprire anche nuove strade differenti da quelle oggi presentate, perché in realtà noi in questo momento possiamo percorrere qualsiasi altro genere di strada che intendiamo. A commentare la decisione anche Alessandro Alterini, consulente di Emiliano Rinaldi, l'ingegnere e stilista che sarebbe dovuto diventare l'amministratore delegato della nuova società. Con grosso rammarico e con grosso dispiacere, purtroppo per i 270 dipendenti si va verso l'amministrazione straordinaria. Le condizioni dell'azienda, purtroppo, come tutti sappiamo, sono quelle che sono. Credo che il giudice abbia valutato solo da un punto di vista giuridico. Non credo assolutamente che possa essere di peso da valutazioni legate alla figura di Cantarelli come persona, insomma, questo assolutamente no. Rinaldi è a Milano, quindi ci ho parlato telefonicamente, ma non ho avuto un colloquio diretto. In questo momento noi siamo fuori dai giochi, la NewCo ovviamente non ha più nemmeno ragione di esistere, quindi valuteremo, poi faremo le nostre considerazioni e decideremo cosa fare, anzi deciderà cosa fare.